Buongiorno a tutti quanti, 63esimo giorno di guerra, con la novità dello stop da parte della Russia della vendita di gas a Polonia e Bulgaria. La motivazione è che le due nazioni si rifiutano di pagare in rubli, ma la vera motivazione è, secondo me, che le due nazioni sono impegnate all'accoglienza dei profughi e quindi Putin le ritiene impegnate direttamente nella guerra. Quello che sta avvenendo è molto preoccupante perché la Russia sta irrigidendo la sua posizione su chi aiuta direttamente l'Ucraina. Ecco, io questo l'avevo detto già 2 mesi fa, quando richiamavo all'importanza di stare attenti a esacerbare i rapporti tra Russia e paesi occidentali aiutando l'Ucraina. Per quanto riguarda le operazioni militari, sappiamo che da alcuni giorni si sarà l'offensiva, si è spostata nel sud e Putin ha fatto anche sapere, è di poche ore fa, che una delle condizioni per la pace è il Donbass tutto nelle mani dei russi. E inoltre ieri c'è stato un'ulteriore escalation perché colpi di mortaio e missili sarebbero caduti nella zona separatista Moldavia, quindi abbiamo anche questo da dire, che la guerra rischia di spostarsi anche in un altro punto della Russia. Questo per la cecità dei governi europei, perché bastava concedere a Putin quello che desidera e avremmo messo Putin nelle condizioni di non nuocere. E vorrei anche ricordare a tutti voi che Putin non è Hitler, che firmava un trattato oggi alle 3 e alle 4. Non, il trattato non era già valido. Bisogna veramente farlo subito, venire cioè a patti con Putin, perché altrimenti si rischia una guerra totale e soprattutto l'estensione del conflitto. Questo credo sia ormai chiaro a tutti, ma nessuno vuole prendere atto. Ieri gli Stati Uniti hanno detto che bisogna continuare così per diminuire la potenza militare russa e evitare in futuro altre Ucraine. Questo è pazzia perché si vuole ingerire direttamente nei fatti interni di un altro Stato. Ecco, questo è quanto ho da dire per ora, oggi, e buon pranzo a tutti e buona giornata. Il
63esimo giorno di guerra si apre con nuove esplosioni nella zona di Belgorod, in Russia, a 40 km dal confine con l'Ucraina. Un deposito di munizioni in fiamme, ma non sono stati segnalati danni a edifici residenziali, dice il governatore della regione. I combattimenti proseguono. Kiev dichiara di aver distrutto un sistema missilistico nemico sull'isola di Serpenti, nel Mar Nero. Sul fronte opposto, le forze russe colpiscono ferrovie, strade e fabbriche dove dovrebbero arrivare le forniture militari occidentali. Il Ministero della Difesa russo rivendica il controllo sull'intera zona di Kherson, nel sud, e su alcuni territori delle regioni di Mykolaiv, Kharkiv e Zaporizhia. Qui ieri due missili hanno sorvolato la centrale nucleare della città, la più grande d'Europa. L'obiettivo era colpire le linee ucraine a 20 km ad est. In un video Zelensky torna ad accusare il Cremlino. Nessuno può sentirsi sicuro sapendo quanti impianti, tecnologie e armi nucleari ha la Russia. Poi aggiunge, il mondo libero ha diritto all'autodifesa, mentre immagini esclusive della CNN, registrate da un drone a metà marzo, sembrano confermare le atrocità commesse dai russi a Bucha, villaggio a nord di Kiev. Si teme per un allargamento del conflitto. In Transnistria, regione filorussa separatista in Moldavia, dopo gli attacchi al ministero e all'antenne radio russe, sarebbe stato colpito l'aeroporto di Tiraspol. La notizia non è ancora stata confermata. Per Zelensky è un piano di Mosca per destabilizzare il paese, per il Cremlino è colpa di sabotatori ucraini. Prova ad allentare la tensione la presidente moldava Maia Sandu, negando un pericolo imminente. Sì, c'è una recrudescenza dei combattimenti tutto intorno alla città di Kharkiv. Su Kharkiv bombardamenti, anche ieri sono arrivati dei missili, sempre in queste zone periferiche che si trovano a nord, nord-est e nord-ovest. E proprio in quella direzione bombardamenti e esplosioni questa notte a Kursk, a sud, Izium, che è la nuova Mariupol, la città circondata, bloccata, gli civili non possono uscire, si combatte da giorni, casa per casa, strada per strada. Lo stesso nel Donbass, in particolare in questo momento a Liman, lì dove c'è l'ospedale che doveva servire per tutti i villaggi in guerra in quella zona. Kremina sarebbe stata di nuovo ripresa dai russi, insomma è un combattimento villaggio per villaggio, mentre il fronte si avvicina a Sloviansk, vero obiettivo dei russi, per unire questo fronte di 300 miglia, quasi 500 chilometri, che da qua, da Kharkiv, arriva fino a Mariupol. Infine Odessa, le notizie che arrivano ieri del ponte bombardato verso sud, quindi verso la Transnistria, fanno pensare a un nuovo tentativo di isolare l'unica città del sud che rimane ancora libera e che rimane lo sbocco sul mare per l'Ucraina. Un intensificarsi, una difficoltà che aumenta di ora in ora, e per ora da Kharkiv è tutto. Sarebbe stato un missile a scatenare l'incendio in un deposito di munizioni nei pressi di Staraya Nelidovka, nella Russia occidentale. Testimoni raccontano di esplosioni intorno alle 3.30 della mattina. Si parla anche di due elicotteri ucraini che hanno sorvolato la zona di Belgorod a bassa quota. Quasi nelle stesse ore, annuncia Mosca, sarebbe stato distrutto un deposito di armi in Ucraina inviate da USA e Europa. A colpirlo missili ad alta precisione calibro sparati dal mare verso l'impianto di alluminio di Zaporizhia. Si intensifica sempre nel sud-est del paese l'avanzata dell'esercito di Mosca. Carri armati sono entrati in tre villaggi nella regione di Kharkiv e ne hanno conquistato altri due in quella di Donetsk, Svitlodarsk e Zaytseve, con lanci di bombe a grappolo. Piccoli centri quasi rasi al suolo da combattimenti continui da giorni, con le forze ucraine costrette alla ritirata. E secondo il governo di Kiev ci sarebbero agenti dell'intelligence russa dietro agli attacchi in Transnistria, nell'estremo ovest dell'Ucraina, con bombe che hanno devastato l'edificio del Ministero della Difesa e abbattuto due torri radio. Un piano preparato da giorni e pianificato da mesi da portare a termine dopo la conquista del Donbass, accelerato nelle ultime ore. Ma nella regione si sta ancora combattendo via terra. Altro fronte, nella zona di Izium sono stati trasferiti due battaglioni tattici da oltre frontiera, proprio da Belgorod, colpita nella notte dai missili sul deposito di munizioni. Un veicolo militare russo ad un incrocio, tre corpi a terra, inermi, poco più in là un altro mezzo e ancora vittime. Se mai ci fosse stato bisogno di una prova ulteriore, eccola. Sono le immagini riprese da un drone il 12 e il 13 marzo a Bucha, nei giorni del massacro. Secondo la CNN, che ha acquisito il video, non ci sarebbero dubbi, sono immagini autentiche. Si vedono soldati e carri armati attorno ai cadaveri, prima della ritirata, prima che il mondo potesse vedere quell'orrore. Sono stati più di 360 i civili massacrati per le strade di questo luogo fino a poche settimane fa sconosciuto alle cronache, una cittadina di 30.000 abitanti alle porte di Kiev.
Immagini che hanno fatto discutere per la loro crudezza, ma anche per quello che è accaduto dopo. Mosca da subito ha parlato di messi in scena, evocando complotti, fake news, attori reclutati da Kiev e buttati sulle strade. Un teatro dell'assurdo che non ha convinto nessuno, tantomeno gli osservatori internazionali. I macellai di Bucha, così sono stati chiamati, fanno tutti parte dello stesso battaglione, la Brigata 64, a capo il colonnello Omurekov, promosso da Putin nei giorni scorsi. Ora questi stessi soldati sono stati spediti nel Donbass, a Izium, dove i combattimenti si stanno facendo più feroci, un modo forse per eliminare i testimoni. Intanto si allunga la lista dei crimini di guerra. Kiev ha denunciato altri 400 stupri da parte dei soldati del Cremlino. Dichiarazioni infuocate, pari alla ferocia dei combattimenti. Diplomazia schiacciata in un angolo, messa da parte da un conflitto che oltretutto continua ad allargarsi. Zelensky accusa i servizi segreti di Mosca di essere dietro agli attacchi in Transnistria. Poi ribatte ad una delle menti del Cremlino, Nikolai Patrushev, uomo di Putin, che auspica lo smembramento dell'Ucraina come soluzione per distruggere quella che definisce il neonazismo di Kiev. Certo, smembrare l'Ucraina, impadronirsi del paese, ribatte Zelensky, ma questo è solo un tassello di Mosca per ridisegnare i confini dell'Europa centrale. Affermazioni fatte da Zelensky in occasione del suo incontro col direttore generale della IEA, Mariano Grossi, di ritorno da una sua visita alla centrale di Chernobyl e che arrivano dopo il faccia a faccia tra Putin e il segretario ONU Gutierrez, che era giunto a Mosca, ma inutilmente, come messaggero di pace. All'ennesima richiesta di cessate il fuoco, il presidente russo ha risposto che non ci sarà nessuna pace finché Crimea e Donbass non torneranno alla Russia. Toni aspri, che seguono la decisione NATO di armare sempre più l'esercito ucraino. La guerra potrebbe durare fino al prossimo anno, è la conseguente previsione delle autorità di Kiev. E toni bellicosi, come quello del vice premier britannico Dominic Raab. Putin è un bullo, non possiamo permettergli di avere successo. La risposta della Russia alle sanzioni passa per il blocco delle forniture di gas alla Polonia, il paese che fornisce un supporto decisivo ai profughi ucraini, e il transito degli aiuti militari occidentali a Kiev. Mosca non si ferma, la società russa Gazprom da questa mattina interrompe le forniture di gas anche alla Bulgaria, lo ha reso noto il ministro dell'energia di Sofia. Gazprom bloccherà le forniture del gasdotto Yamal perché Varsavia si è rifiutata di pagarli in rubli come chiesto da Mosca. Abbiamo ricevuto una notifica della compagnia secondo cui le forniture, informa l'azienda polacca che gestisce il gasdotto, verranno totalmente interrotte stamattina. I paesi confinanti che sostengono Kiev vengono dunque colpiti dalle ritorsioni di Mosca, con l'intento di spezzare l'alleanza sorta dopo l'invasione russa dell'Ucraina. La risposta di Washington è pronta. Nei mesi scorsi gli Stati Uniti hanno lavorato per aumentare le forniture di gas naturali e alternative per quei paesi che dipendono dalla Russia da un punto di vista energetico, ha detto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, spiegando che l'amministrazione Biden su questo fronte è impegnata in uno sforzo continuo. Il primo ministro polacco Morawiecki ha detto che la Polonia può fare fronte allo stop del gas russo. Il ministro polacco dell'ambiente, Anna Moskwa, ha detto che non mancherà il gas nelle case polacche. Dal 1990, dalla caduta del comunismo, la Polonia si è data da fare per porre fine alla dipendenza del gas russo già da quest'anno e ha chiesto oggi ai governi europei di fare altrettanto. L'offensiva russa verso Varsavia e Sofia ha spinto in alto il prezzo del gas fino a 107 euro al megawattora per poi ripiegare a quota 100 e fatto crollare Wall Street. In Italia, per far fronte al caro energia, il governo prepara per domani, giovedì, il varo di nuovi aiuti a imprese e famiglie e misure anti-rincari, compresa la proroga del taglio delle accise sui carburanti al 30 giugno. Torna l'enorme tavolo bianco, protagonista dei difficili tentativi di pace. Questa volta è il turno del segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, al Cremlino per una missione già in partenza, definita impossibile. Siedono a metri di distanza l'uno dall'altro, pochi convenevoli, frasi di rito. La Russia supporta e supporterà le Nazioni Unite, dice Putin, che entra subito nel vivo con rivendicazioni e posizioni irremovibili. Guterres parla di invasione territoriale. Putin ribatte che il riconoscimento di Crimea e Donbass
Donbass rappresenta per il Cremlino una condizio sine qua non per arrivare alla tregua. Senza un accordo sulla Crimea e sul Donbass, aggiunge Putin, non è possibile firmare garanzie di sicurezza sull'Ucraina. Sul massacro di Bucha, Putin conferma la sua tesi, una messa in scena. Poi la drammatica situazione dei civili di Mariupol. L'ONU chiede di farsi garante, Putin sfodera la sua versione. I combattimenti sono finiti, i civili sono tenuti in ostaggio dai militari ucraini. Nelle stesse ore, nella base americana di Ramstein in Germania, si svolge il vertice straordinario voluto dal Pentagono. A raccolta i ministri della difesa di 43 nazioni, Guerini per l'Italia. Tema centrale, come rafforzare la difesa dell'Ucraina a breve e a lungo termine. Vogliamo aiutare Kiev a vincere la battaglia contro la Russia, ribadisce il capo del Pentagono Austin, affermando che gli Stati Uniti continueranno a fornire armi e chiedono a tutti di fare di più. Dal vertice arriva la svolta anche da parte della Germania, finora tra i paesi più prudenti, che fornirà carri armati per la difesa antiaerea. Intanto, proprio la fornitura di armi all'Ucraina fa alzare il livello della tensione già altissima tra Russia e Gran Bretagna. Londra infatti definisce del tutto legittimo che l'Ucraina colpisca obiettivi sul suolo russo con armi fornite dalla Gran Bretagna. Risponde a stretto giro il Ministero della Difesa di Mosca. Il nostro esercito è pronto a condurre rappresaglie se verremo attaccati con armi occidentali.